Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo, moltissimo. La madre single di 6 bambini che ha avuto 8 gemelli mostra le foto dei bambini 12 anni dopo. Questa è la storia di Natalia Suleiman, una donna che in precedenza era conosciuta con il nome di Nadia. Nel 2009 ha sollevato una grande polemica quando ha deciso di dare alla luce 8 gemelli, 6 maschi e 2 femmine, attraverso un trattamento di fertilità a Bellflower, California, Stati Uniti. Era la seconda nascita di 8 bambini nati vivi negli Stati Uniti. Aveva già 6 figli. Non aveva né partner né lavoro e in molti si chiedevano che avesse una famiglia così numerosa, tanto da suscitare tanto scalpore che fu battezzata dai media come Octomom e quel nome è stato protagonista di molti titoli di giornale. Ma l'attenzione su di lei e sulla sua famiglia stava scomparendo, ma 7 anni dopo ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni rivelatrici che spiegassero come è riuscita a superare le avversità del passato. Ha confessato di avere un lavoro disumanizzante come attrice e ballerina che la rendeva dipendente da certi farmaci. Natalia è una madre single di 14 bambini che ha partecipato a programmi televisivi come Dr. Phil o Oprah Winfrey, e il suo caso è stato descritto in molti media. Nel 2012, uno spettacolo televisivo è stato trasmesso dalla loro casa e hanno commentato che era in cattive condizioni. 4 anni dopo, è apparsa di nuovo sui media ma la situazione era diversa. Ha commentato che ha deciso di cambiare vita e lasciare il mondo del cinema per adulti e dello spogliarello, il grilletto è stato quando ha visto una delle sue figlie giocare con una di lei abiti. Non vuole più essere riconosciuta come Octomom ma con il suo nome ha assicurato che «Ho dovuto smettere di essere conosciuto come Octomom per salvarmi la vita. I bambini ora hanno 7 anni». Sono molto felici e lei lavora come consulente, ha 41 anni e dice che se non avesse abbandonato il suo stile di vita precedente sarebbe morta di overdose. Natalia ha affermato di essere contraria all'aborto ed è per questo che è andata avanti con la nascita dei suoi 8 piccoli e ha affrontato tutte le critiche che ha ricevuto. Ha perso la madre per un cancro alle ovaie nel 2014 e suo padre ha subito un incidente l'anno successivo in cui è diventato paraplegico, è caduto a casa ubriaco e si è rotto la spina dorsale. È cresciuta senza una relazione con sua madre, ma è grata che nei suoi ultimi anni di vita abbia avuto un buon rapporto con lei e abbia amato moltissimo i suoi figli. Stava a casa nei fine settimana. I loro 8 figli, Juan, Naria, Josia, Malia, Isa e con accento acuto As, Noah, Jeremiah e Makai Suleiman sono nati sani e la loro storia è diventata rapidamente famosa. Natalia ha confessato che aveva in programma di avere solo un altro bambino, ma alla fine ha avuto 14 figli. Stava lottando per sbarcare il lunario. Ha finito per fare servizi fotografici in bikini e un film pornografico, ha ricevuto molte offerte di lavoro di questo tipo e ha commentato di averlo fatto per mettere del cibo sulla sua tavola. Ora si rammarica del suo precedente stile di vita perché si è reso conto di essere malsano e ha tentato la sua vita assumendo farmaci. Si è sottoposto a diversi interventi di chirurgia plastica per mantenere la sua figura. Inoltre, il suo manager, che aveva il controllo su uno dei suoi conti bancari, ha gestito una truffa e ha dovuto affrontarlo, avevano rubato più di $50.000. Ha commentato che ora è celibe da 15 anni perché non ha intenzione di iniziare una relazione con nessuno ma di dedicarsi completamente ai suoi figli. Ora sono pienamente felice e lei vuole essere conosciuta come una grande famiglia in cui i valori e l'amore sono i più importanti. Hanno bisogno di spostarsi in un furgone per poter partire,
Ha commentato che non le dispiacerebbe non avere una casa e vivere con i suoi figli nel suo veicolo, ma non ricorrerebbe mai a un lavoro che viola la sua dignità per ottenere un reddito economico. La storia di questa madre ha dato molto di cui parlare, non lasciatela senza condividerla, dividerla. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.